Innanzitutto vi ringrazio di aver accolto l'invito a partecipare a questa presentazione dello Sportello Universitario del Volontariato, che è un'idea che nasce appunto dalla idea solidale, Matteis qui che è il suo presidente, e dalla facoltà di psicologia, il professor Soro, che è qui presente. Quindi poi loro sicuramente vi illustreranno nel dettaglio il progetto, che ha avuto appunto l'apprezzamento e l'approvazione da parte universitaria. Vi ricordo che l'università, nel suo programma 2007-2012, che è stato recentemente approvato, ha posto al primo punto della qualità della formazione la difesa dei valori etici, civili e dello sviluppo sostenibile, proprio perché riteniamo che il ruolo e la funzione dell'università sia quello di formare grandi professionalità, personalità e professionalità naturalmente adeguate al futuro da un punto di vista anche innovativo e tecnologico, ma anche e soprattutto delle persone che sono rispettose dei valori appunto etici, della solidarietà, e quindi in questo senso questa iniziativa non poteva non trovare l'approvazione e il sostegno appunto dell'Ateneo. Il problema del volontariato è un problema sicuramente molto, molto interessante e molto importante, quindi un'azione anche di, diciamo, di sportello e per attivare la comunicazione sia sicuramente un servizio che ritengo estremamente positivo. Quindi ripeto, un'iniziativa che trova il nostro sostegno e penso e mi auguro che porti poi a dei risultati, nel senso di far percepire sempre di più l'importanza di questa funzione. Diciamo, sull'aspetto poi del progetto ne parlerà il professor Soro. Diciamo quali sono le motivazioni che hanno portato il centro di servizio del volontariato a fare questa scelta. Diciamo che è da tempo che il volontariato cerca i contatti con il mondo universitario, no? Proprio perché è quasi un legame, dovrebbe essere un legame normale, cioè non dovrebbe esserci una ricerca, ma dovrebbe essere una cosa spontanea. Si è partiti con una ricerca che faceva la facoltà di psicologia con un'associazione di volontariato locale, no? L'Università di Torino. Da questo spunto poi da cosa nasce cosa, come sempre, non si dice, e ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a parlarne e finalmente si è arrivati a fare, diciamo, dei progetti congiunti. D'altronde i centri di servizio del volontariato si chiamano centri di servizio del volontariato proprio perché devono essere al servizio del volontariato e dare servizi al volontariato. In tal senso ci è parso che operare con l'università fosse un modo di dare servizi anche in modo qualificato, no? Non solo il servizio di base che si può dare, che è utilissimo per l'associazione di volontariato, ma che spesso non procura crescita del volontariato, ma procura agevolazione per certe cose, ma non procura crescita. Perciò questa collaborazione con la facoltà di psicologia ha portato a fare altre serie di ricerche sul territorio, l'intensità del volontariato, dove era il volontariato, eccetera. Ecco, tutte queste cose ci hanno poi portato a dire sì, adesso che abbiamo fatto tutte queste cose belle assieme, ma come facciamo a fare in modo che questi due mondi poi si incontrino anche? Allora è venuta fuori l'idea dello sportello. Sportello che dovrebbe portare il volontariato, cioè i ragazzi che fanno l'università, a interessarsi di volontariato, no? Ma nel contempo dovrebbe portare le associazioni di volontariato a conoscere il mondo universitario, perché queste due cose dovrebbero intrecciarsi, no? Lo sportello dovrebbe permettere a queste due cose di poi entrare in sinergia e dare la possibilità a chi vuol fare volontariato di avere la possibilità di scelta dove farlo, come farlo, su che settore farlo, e alle associazioni un bacino, diciamo fra virgolette, potenziale d'utenza non indifferente sul quale poter far valere, per presentare i propri valori, che è quella di un volontariato attivo, di una cittadinanza attiva, non volontariato
Io non credo più al volontariato fatto per bontà, no? Cioè, certo che chi fa la scelta di fare volontariato è sicuramente una persona, diciamo, leggermente diversa dalle altre, perché fa una scelta di vita un po' diversa. Però io non credo più al volontariato che si fa appunto per questi motivi. Cioè, il volontariato è una scelta di vita, una scelta di impegno civile anche, cioè non è solo fare del bene. È anche fare del bene, però non è solo fare del bene, è una scelta, è una scelta di vita, e questo ci pare che questo accordo sia proprio quello che ci porta poi a ragionare in questi termini, e speriamo che ne abbia successo. Poi il professor Soro spiegherà, diciamo, l'insieme del progetto, però questo è l'intendimento del centro di servizi. Grazie. Ribadisco innanzitutto che questa iniziativa nasce proprio all'interno delle nostre funzioni universitarie. Noi abbiamo incontrato e incontriamo questo progetto all'interno dei nostri stessi laboratori, il non profit e il mondo del volontariato è un laboratorio nel quale i nostri studenti, quindi le competenze relazionali, possono essere sviluppate le competenze relazionali. Quindi questo mi premeva dirlo proprio perché quella funzione di società civile che appunto il rettore ben sottolineava, sulla quale noi ci siamo trovati molto d'accordo, è collegata intrinsecamente però alle altre funzioni fondamentali dell'università, che sono, come voi ben sapete, la formazione e la ricerca. Ecco, quindi è un progetto che nasce sulle radici universitarie. In questo ci ha fatto molto piacere incontrare gli amici di Idea Solidale, con i quali già avevamo cominciato a collaborare. Allora, cosa possiamo fare noi? Cosa può fare l'università da questo punto di vista? Credo questa è la funzione anche di servizio che in questo incontro viene assolta. Dicevo, associazioni, ecco, noi in questo offriamo anche proprio un po' una consulenza organizzativa, nel senso che le associazioni probabilmente in questo incontro a volte non sempre riescono, come dire, a miscelare la loro mission, no? Che poi è costruita sulla spinta volontaria, quindi molto delicata, molto nobile e molto delicata. Le fasi del progetto, noi prevediamo appunto una prima fase che dura in questi, lì non si legge, un mese. Poi entro un altro mese, quindi arriviamo praticamente a dopo Natale, l'apertura della sala in una prima fase, diciamo, informativa, no? Dove non ci sono ancora le associazioni presenti, ci sono delle informazioni che le associazioni danno. E poi, ecco, nel periodo 2007 noi prevediamo il fatto che ci siano i primi inserimenti e i primi feedback reali sul progetto, cioè le associazioni incontrano i giovani. Diciamo che questa iniziativa vuole dare un valore aggiunto, questo valore aggiunto programmatico che a noi è piaciuto dare, e mi è piaciuto anche che appunto il direttore l'abbia ripreso sotto la veste delle leggi della società civile, come se l'università, oltre a fare formazione e ricerca, in questo momento debba anche esprimere questo valore aggiunto nella società civile, e questa occasione del volontariato è un'occasione molto utile e molto proficua.